Oh no. Dove è finito? Eccolo. Ora su Instagram come da tradizione. È già martedì, incredibile. Un'ora in live da venerdì mi sembra passata un'eternità. Ragazzi, siamo live con. Che capelli che ho. Ragazzi, non vedete niente, questi capelli incredibili. Mamma mia, qualcuno faccia qualcosa. Da Ragazzi, rifare, da siamo. rifare, da rifare. Tutto sgranato, che sta succedendo? E siamo live a un orario improponibile e non potevo altrimenti. Vi aspetto. Proviamo Jotun, se si pronuncia così, Valhalla Edition, un gioco sui vichinghi. E siamo live. Tra l'altro devo prendere il caricabatterie. Arrivo subito. Eccoci. Allora, il gioco supporta il controller, se non erro, intanto l'abbiamo. Così vediamo anche se lo cattura senza problemi, altrimenti sarà un bel problema. Senza problemi, altrimenti un problema. Allora, il gioco è partito, vediamo se riesco a catturarlo. Cattura gioco. Eccolo qua, si vede, si vede. Perfetto. No, il caricamento cosa? Non ho neanche le cuffie. Siamo pazzi? Con calma. Con calma. Aspetta, aspetta. Ricordo. No, non ho letto, stavo sistemando. L'urlare del vento e l'impatto dell'acqua sul mio viso. La mia pelle gelava di un freddo che non avevo mai provato prima. E la nostra barca affondò nella spietata oscurità del mare. Le maglie traslucide della rete di Ran mi intrappolarono. Fui trascinata sempre più a fondo, verso la dea del regno del mare. La morte mi aveva raggiunto. Neanche la mia anima guerriera avrebbe placato la sete di vittime di Ran. Ma che lingua è questa? Svedese? Giunse l'oscurità. Quando però mi svegliai, non mi trovarono in un palazzo di alghe e ossa, ma nella calma e nel silenzio. Giustamente avevo Spotify sotto che rompeva le balle con la sua musichetta. E inizia così? Fammi attaccare il. Aspetta, aspetta, fammi attaccare il controller. Allora, mi serve il cavo. Senza cavo. Col cavo lo che riusciamo a giocare con il controller. Ah. Sempre che vada il controller. C'è scritto che lo supporta, però non sa mai. No, I'm not. Buonasera! Quanto tempo! Buonasera anche a Gamer! Povero Gabbiano, hai perduto la compagna. Allora, con la X si rotola. Quadrato l'attacco. Triangolo l'attacco pesantissimo. Pesantissimo. Come state, ragazzi? Come state? L'albero si può colpire, ma si potrà buttare giù. Vediamo. No.
Guarda che bello che rimangono i segni in terra dell'attacco pesante. Sono appena tornato da scuola. A quest'ora tarda? Incredibile. Col tondo non si fa niente. I tasti dorsali nulla. Le freccette ci si muove. Start. Ah, c'è la mappa. Il tumulo. Opzioni. Vediamo un attimo le opzioni. Controllo gamepad. Sposta, ripeti. Sequenza poteri divini. Utilizza poteri divini col tondo. Schivata con la X. E si attacca quadrato, come abbiamo visto. Configurazione tastiera non ci interessa. Video, vediamo se possiamo mettere. Niente, già al massimo. Perfetto. Sei in divisa? Davvero? Ma già, perché adesso. Aiuto! Devo prendere l'acqua. Adesso cosa fai? I'm not. Ricordamelo un po'. Gamer, no, so di cosa parli, ma non riesco a leggerlo. Non sono in grado di leggerlo. Ragazzi, oggi a quest'ora tarda, in realtà non tarda, in quest'ora strana perché più tardi devo fare delle commissioni e stasera invece c'è gioca l'Inter contro il Liverpool che prenderà altrettanti gol come l'altra sera, però per tradizione va vista. Niente, chissà se da questi cespugli uscirà qualcosa. Yggdrasil che sostiene i nuovi mondi, splendido. Che sostiene i nuovi mondi, splendido. Questa è Yggdrasil, quindi. Molto bella. Sono al Nautico ed essendo oggi la festa delle donne dobbiamo essere in divisa. Flexo la divisa con le tipe, fai bene. Fai bene. Sei un gran flexatore. Come stai? Come stai? Come stai? Freddy, buonasera! Come stai? Allora, l'albero trema. Ma non succede niente. Qua si entra dentro. Sì, direi di sì. Grafica particolare. Tutto sommato bene, dai. Bene, bene, sono contento. Jotunheim, il tumulo. Il tumulo. Come bene e male? Mi sono iscritto al corso di sub? Che figo. Devi scoprire una runa in ciascun livello. Una volta trovata potrai scegliere se continuare a esplorare i territori. O tornare nel Ginnungagap. Ok, e qui c'è questa roccia che non mi fa. Che cos'è? Una scalinata tipo? La mappa. Ma io dove sono con questa mappa? Perché non so. Sono quello a fare quell'uovo con le frecce? Che cos'è? Ho comprato la Switch? Come ti piace? Ti piace? Che giochi hai? Abbiamo capito che i nomi di sto gioco sono molto facili. Sì, assolutamente. Assolutamente facili. Bene, felice come sempre, male ieri ho saputo che mi hanno lasciato un amico. No, mi dispiace, Freddy. Freddy, è sempre una brutta notizia questa, ovviamente. Mi dispiace un sacco, ti faccio le condoglianze. Niente. Non so che altro dirti se non che mi dispiace un sacco. Ah, ma questa è tipo una radice, forse si rompe, aspetta, vediamo. Yes, ok, vediamo quanto può ritirarsi. Finito qua. Quindi devo trovare delle rune per avanzare nei livelli. Ah, torna indietro. Ok. L'audio com'è? Troppo forte? Ho la Switch Lite, ma i giochi fisici non si possono comprare, cioè costano un bordello. Alcuni giochi gratuiti e altri indie presi in sconto. Ma guarda che gli indie alla fine sono i migliori. Ma la Lite com'è? Vale la pena? Questo che cosa sono? Dei fiori. Dei fiori che. Non sono tangibili, ok. Qua ci sono delle uova che invece fanno una puzza incredibile. Però aspetta, volevo vedere un attimo qua su la mappa. Niente, non riusciamo a capire quale siamo noi. Qua la strada sembra chiusa. Niente, dobbiamo andare a sinistra. Allora, per costare così poco vale come? Però sì, però il bello della Switch è che te la porti dietro. Quello praticamente è un Game Boy. No, sono avvelenato! Ah! Ho imprigionato i venti, rendendo i marinai contenti. Buonasera, continuo. Come state, ragazzi? Che bello che ci siete anche a quest'ora. Credevo che non ci fosse nessuno a quest'ora, invece. Ma questo si può rompere? No, a quanto pare no. Questo mi cura? Questo non fa un bel niente. No! Ma che servono sti fiori che si aprono? Un signore spettrale! E non c'è più, andato via. Però si è accesa
una lampadina in terra. C'è qualcosa là sopra, l'albero. Ma come faccio io? Qui è troppo veloce. Si può rompere questo? No, no. E il veleno, ovviamente, non manca mai. Siamo già praticamente morti. È appena iniziato il gioco, ottimo. Se vuoi usarlo anche sulla TV, prendi quella classica. Appunto, appunto. Ti consiglio la Lite. Sì, ma la Lite... Insomma, esisteva il Game Boy, Nintendo DS, uguale praticamente. Si perde un po' il gusto della Switch, che era quello di potertela portare dietro e attaccarla alle varie televisioni a casa degli amici. Tutto bene, continuo. Stasera ti prepari a soffrire? Sì. Sì. No, poi più... volevo farla verso le 6, giocando a Elden con Leo, però... non ci sono perché devo fare delle commissioni. E allora ho detto, questi li apro tutti, oh, sai cosa? Perché devo fare delle commissioni, quindi ho detto, vabbè, vado in live adesso e proviamo questo giochetto qua. Elden non mi andava di farlo, sinceramente. Preferisco giocarlo insieme agli altri. Poi questo gioco è tanto che ce l'ho e volevo provarlo. Qui c'è la testa di un signore, che adesso si alza, secondo me. Qua si sta illuminando la piastra, ma... Mimir, ristora il tuo spirito. Grazie Mimir. Fa un po' paura. Mi segue anche con lo sguardo. Il pozzo sacro di Mimir, nel quale ho sacrificato il mio occhio, ripristinerà la tua vita e i tuoi poteri. Ti ringrazio. Troppo forte quest'audio, ragazzi. Io lo sento abbastanza forte. Ditemi in live se è troppo invadente. Poi con questi suoni di violino acutissimi. No, stasera non ci sono. Non ci sono, I'm not. Infatti ho fatto la live adesso proprio per quel motivo là. L'audio è a posto, perfetto. Allora, qui c'è un tizio fantasma che ha attivato una cosa e probabilmente devo trovarne altri due per attivare poi, per aprire la porta là della, del pietrisco magico. Vediamo un po'. Tac. Ci hai provato, eh? Ma sono riuscito a fuggire in tempo. Oh, quanti sono? Quanti sono? Come si fa? Dribbling e andiamo avanti. Ok? Ma sono tanti, questi. Questi rovi. Aia. Eccolo, il secondo. Sì, vabbè, vabbè, sì, vabbè. Suppongo che si debba andare di qua. Attenzione. Ora ne spuntano altri, sicuro. Abbastanza rilassante l'audio. Parecchio acuto, però. La musica non è brutta. L'audio a posto, perfetto. Stream Elements ancora. Io li apro sti fiori, ma... qua c'è una signora. Lei che cosa farà? Vediamo un po'. Un altro potere? Trema tutto, si sta rompendo. Ho attivato tutti i fiori? Lei chi è? Mi è stata conferita la guarigione divina. Ave Frigg, regina di Asgard, dea della nascita e della saggezza. Ne ho due. In alto a sinistra ne ho due. Perché? Come funziona? Ecco, adesso ne ho uno. Ah, probabilmente mi serviva per curarmi. Niente, ne ho sprecato uno. Però so che si usa col tondo. Perfetto. Sti fiori si sono aperti, ma non capisco il collegamento con... il potere appena donato. Mi guarda che bella signora Frigg. Qui continuiamo a non capire la mappa, dove noi siamo. Però va bene. Ma se sti cosi non smettono di spawnare, giuro che li faccio finire ad essere un'insalata. Io non, non mi sembravano molto buoni in realtà, un po' spinosi. Una non so se fidarmi, ragazzi. Con l'albero là. Prendiamola, dai. Hidun ti allunga la vita. Ah, un power up. Quindi adesso HP up praticamente. Durante il viaggio ti aiuterà Hidun, la guardiana delle mele dorate e colei che ridà giovinezza. Trova i suoi frutti per allungare la tua vita. Ok. La ringrazio. Chissà chi è che parla, non si sa. Stasera scade la sub. Prossimo mese faccio un anno. Sai che penso di sì, Mnot? Penso proprio di sì. Allora, quindi... vabbè, vorrei capire dove siamo, ma... non riesco a intuirlo. Corri, 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 corri.
Questo me lo becco tutto. Tutto, tutto, tutto. Forse questo mi protegge dal veleno quando si apre, non lo so. Corri, corri, corri. Eccolo, il terzo portale, perfetto. Se io sapessi dove sono, adesso potrei dire: ok, andiamo. Il potere delle Disir dovrebbe rompere il sigillo del tumulo, che è la roccia che abbiamo visto prima che chiudeva una grotta. Solo che, non sapendo dove sono, non so neanche dove devo andare per dove devo andare. Guarda come ci muoio adesso. Guarda tu come ci muoio adesso. Sono curato un po', ma non ne ho abbastanza. Considerando poi che non so dove devo andare. Non fa niente! Il fiore non fa niente! Sarà giusto? Boh, che culo, sono spuntato proprio qua dove c'è il tumulo. Perfetto. I dei sanno cosa riposa sotto questo tumulo. Ma io dovevo trovare la runa. Aveva detto all'inizio che in ogni livello c'è una runa. Una volta. Fight! Attenzione! Lo sto colpendo? Ha la barra della vita quella in basso a destra? Sì, no? Dove va? Ma boss fight? Cos'è? Mamma mia. Ah già, posso schivare con la X. Che lancio. Volevi! Combo, combo incredibile, attenzione. Attacco pesante, guarda quanto gli ho tolto. Ma si sta ingrandendo! Vabbè, io non posso più curarmi. Colpisce molto più lontano adesso. Vabbè, piano piano ce la facciamo. Se non mi sciotta, piano piano ce la facciamo. Yes. Attacco caricato. Yes. Vabbè. No, ma no, ragazzi, mi sciotta. Con un colpo mi sciotta adesso. Ho bevuto in tuo onore! Ho bevuto in tuo onore! Spinosi o no, dopo una passata di motosega vedrai come sono commestibili. Ma io non so il sapore, magari. Che boss fight è il Elden Ring di falso retico, assolutamente. Ma è indemoniato adesso! Vabbè, ma io non posso! Non l'ho preso! Non mi ha preso neanche lui! Non lo prendo. Attenzione, gli sto sotto! Come nei migi... Come... Ah! Come nei boss di Bloodborne! Attacco caricato! Yes! Mamma mia, ragazzi. Ero one shot. Possa questa seconda morte darti finalmente la pace. Come seconda morte? Ah, ma lui! Ok. Posso bere di nuovo? Grazie, un mal di gola oggi. Incredibile. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, eh? Ho avuto paura di non farcela, sinceramente. E vediamo cosa ci aspetta. Qua c'è un teschio grossissimo, non interagibile. Ah, forse è questa la runa di cui parlava il gioco. Con le navi vichinga là dietro. Hai ottenuto la runa di Gera, ok. La foresta Jotun, che è tutt'uno con la natura. Continua l'esplorazione o torna nel Gungangappa. Ginnungagap. Ok, io come decido se andare in esplorazione o Ginnungagap? Questo è il simbolo di Assassin's Creed, avete visto? Il vuoto. Ginnungagap. Ma non mi posso più curare io? Per affrontare i potenti Jotun, trova le rune nascoste nei regni. E questo l'avevamo capito. Sconfiggi gli Jotun e dimostra il tuo valore agli dèi. Buonasera! Come stai? Ma sei all'uni? Stai attenta che se ti sgamano è la fine. Dell'abstergo, bravissimo gamer, bravissimo. Questa runa ce l'abbiamo, se non erro. L'ho attivata, perfetto. Va che bello, guarda là. Quindi si apre la porta? Si chiude un portone? Che succede?
Io vado, eh. Cincischi ma non apra. Vado? Ah, vado adesso. Ok. Ah, sei a casa, ok. Un quarto d'ora di pausa, brava. Hai fatto la cosa giusta a venire qua a salutarmi, che mi fa sempre piacere. Gera, Jotun Heimr. Io vorrei curarmi. Ah, ci pensa lui. Gera, runa del raccolto, della fertilità e della terra. Dai, svegliati un po', signore. Mimir, ristora il tuo spirito e mi ha affollato. Perfetto, grazie a Mimir. Sempre inquietante il signor Mimir. Questi ancora non si sa cosa fanno. Però adesso ho due pozze per curarmi. Altro che bottoni, tiri un'accettata e passa la paura. Infatti. Questo... pericolosissimo? Quanto lontano? Vabbè, fatto una cazzata. Siamo scemi? Ma poi subito la boss fight così? No, vabbè. Qui non gli faccio niente, devo colpire proprio lei. Mi prende? Non mi ha preso! Te l'ho presa io! Sono stato bravissimo. Sarà sempre uguale, il modo in cui attacca. L'ho stunnato. No! Dovevo andare a colpire il fiore, forse. Oh no. Riecco i rovi. No, il veleno no, il veleno no, il veleno no. Forse qua non mi avvelena. Ah, questo mi protegge. Sono spore che mi proteggono dal veleno. Incredibile. L'abbiamo capito adesso, dopo 2 ore. Mi sembra che faccia sempre la stessa sequenza di attacchi, eh. Infatti qua sono abbastanza al sicuro. Oh oh oh, ha cambiato adesso. No! Maledetti rovi! Ah! No, mi stavo grattando però. Ha schiacciato un rovo? No, ok. Ma con i rovi rompono parecchio le palle, eh. Il veleno no, il veleno no, il veleno no, il veleno no. Grazie. Ok, questo è official. Ti proteggono dal veleno. Comunque sì, nei Souls mettono le cose, i bottoni da premere. Qui, ragazzi, basta tirarle accettate. No, ci sono i rovi che rompono le palle. È quello il problema. Che non mi permettono di attaccare con tranquillità. Il veleno, il veleno, il veleno no, il veleno no. Ok. Vai così. Oh 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 oh. Succede? Madonna santa. Devo togliere queste prima? Ho paura di sì. Ok, non ho più cure. Aia, no, mi sono incastrato, no! Sto colpendo, lo sto colpendo. Il veleno, no? Mi ha preso. No, vabbè, non posso stare qua al fiore. Sono morto. Stunnato. Sono incastratissimo. Dai ora, ti prego. Un altro colpo, ci siamo. No. Ah, le posso rompere i rovi. Yes, battuto, mamma mia. Questo era tosto, rispetto all'altro era molto tosto. Che fa ora? È morto?
Ok, direi di sì. Con quanta poca vita, mamma mia. Sta caricando. Hai fatto una buona impressione sugli dèi. Meno male. Meno male. First try, ma anche l'altro, eh. Aver giocato a tutti i capitoli mi ha insegnato almeno qualcosa sull'orario del gioco. Il vuoto, Gwinnungagap. Ah, è lo stesso di prima. Che carini i giochi con la grafica semplice, è vero. Il mio nome è Tora e sono una guerriera. Io? 9 notti tempestose dopo la mia nascita, mio padre mi diede il nome del dio del tuono. Thor! Ah, Thor. Mio padre era il capo del nostro villaggio. Insieme a mio fratello e alla sua ciurma, ha viaggiato per mare su grandi Drakkar, le barche, portando a casa gloria e ricchezza. Ho imparato a combattere quando ero molto piccola. Ispirata dalla saggezza di mia madre, dal coraggio di mio padre e dai racconti degli dèi, sono diventata il guerriero perfetto. Quando ho raggiunto la maggiore età, mio padre mi ha donato la mia amata Asha. Quindi siamo noi, Tora, e mi ha permesso di salire a bordo dei Drakkar. Ah, perfetto, finito così. Comunque stasera una partita da martello. Da martello? Che vuol dire una partita da martello? Ha le convulsioni, aveva le convulsioni, ma perché l'avevamo sconfitta fortissimo. Ok, qui c'è la mappa che è un po' più capibile perché sono dei pentagoni, sono quelli. Tora molto originale come nome, sì, assolutamente. Ah, vedi, qui io posso tornare alla zona di prima? Cosa devo fare? Se colpisco? Ah no, semplicemente se vado... Ah, ok, posso scegliere una direzione. Perché quella l'abbiamo già fatta. Andiamo qui. Questo tizio mascherato con i corvi, che non promettono nulla di buono. Andiamo a vedere un po' cosa troviamo. No, quante strade! Basso a destra. Carino però sto gioco, eh? Non è male. Il martello e poi appena salita per... Le radici di Yggdrasil, Nidavellir, devo leggerlo, se no altrimenti. Sotto le radici di Yggdrasil c'è Hevelgernir. La sorgente da cui nascono tutte le acque. Ok, posso leggere la chat. E poi appena è salita per la prima volta sulla nave c'è un naufragio. Fine della storia di Tora. Il martello è lo schiacciatore di sinistra. Ah, ok. Vedi quante cose si imparano stando in live. Qui si può scivolare giù e non si può più salire su. Ma se tiro una bella martellata... Stavolta non abbiamo risolto niente, quindi abbiamo fatto semplicemente un errore a scendere giù. Andiamo di qua. Ah, c'è la mappa, giusto. Figurati se capisco qualcosa. Dove siamo? Siamo andati a sinistra e poi di nuovo a sinistra, quindi destra. Poi sinistra e poi destra. Vediamo se abbiamo capito. No, perché devo andare di nuovo a destra? Sì, di nuovo a destra. Sinistra. E adesso vado a destra, dovrei andare dove c'è quel triangolino là, quel rombo. Che cosa mi simboleggia? Questa cosa qua. Sta tremando tutto. Qua c'è una pedana. Quindi. Ecco. Ah, queste ti fanno tornare su. Forse. Però ormai è. Arrivederci, grazie. Dove sto andando? Scusami, puoi scendere? Ok, proviamo a vedere cosa succede. Forse ci porta su. Molto. Sì, la mappa è molto. Ok, ci riporta su. No, voglio scendere! Niente. Allora, andiamo a destra. Buonasera, Gabriel! Hello, hello! How are you? I don't remember if you're Italian or not. Non mi ricordo, Gabriel, sei italiano oppure no? Sai che mi hai salutato con un hello, quindi. O sei bravissimo in tutte le lingue del mondo, oppure non lo so. Allora, vorrei capire. No, I'm not Italian. Ok. So I remember something about you. Where are you from? I don't remember. Ah, yeah, I remember it. You went. Sei venuto, se non erro, quando giocavamo a Kukoro. Kukoro. Secoli fa, perché sei l'italiano, quindi mi ricordo questo. Allora, siamo scesi giù, non ho capito dove, però. Perché abbiamo preso quello di destra. Ok, siamo là. Quindi vorrei andare di nuovo a destra, ma non c'è niente. Sì. No, perché sono qua? Ok, siamo tornati qua comunque. Credevo di essere da un'altra parte, però.
Questo si può rompere? No, assolutamente no. Scendiamo qua giù. E siamo lì. Vorrei andare in alto a destra, dove c'è quella cosa che sembra quasi una bottiglia. Quello più in alto a destra di tutti. Quindi sono sceso giù, devo andare a destra. Come ci arrivo? No, per arrivarci, se ci si può arrivare, devo andare a sinistra, ma si potrà risalire là? Anche perché a sinistra c'è un altro rombo. Vediamo un po'. Le uova non si rompono. Eh no, qua non posso andarci, eh. Quindi vuoi vedere che ogni ascensore non ti riporta all'inizio, ma da qualche altra parte? Quindi io adesso posso andare solo a destra sotto la bottiglia. No, no, l'ho iniziato oggi, Fra. L'ho iniziato proprio oggi. Perché con voi, ragazzi, ho voglia di iniziare giochi così indie. Mi piacerebbe scoprire con voi degli indie e analizzarli insieme. Questo mi piacerebbe fare durante le live. Adesso se vado a sinistra vado dove c'è il rombo. E quindi vediamo dove ci porta quell'ascensore là. Vediamo, dovrebbe esserci il rombo, se non ci casca addosso qualsiasi cosa. Piove che Dio la manda, guarda. Dio, non credo che siamo nel tempio degli dèi. Io vado perché mi devo ricominciare a seguire, ci sentiamo dopo magari su Telegram. Va bene, Fra, buona lezione, grazie mille per essere passato a salutare. Allora, secondo me adesso andiamo su dove c'è quello che ci porta al rombo a sinistra. Se i miei calcoli non sono errati. Vediamo. Ragazzi, sono il maestro dei platform. Quindi, no, non erriamo. Voglio andare nel mezzo per poter andare giù in basso a destra dove c'è quel rombo che mi porta dove c'è quella bottiglia. Sono curioso. Questo. Che bella la scivolata a stile Tarzan. Quindi siamo qua. Devo andare in basso. Qui. Ok. Sembra Tarzan quando scivolava su quei cosi strani. Gli alberi, tipo liane, ma non erano proprio liane. No, ma dai, che cosa è successo? Nel dubbio bevo. Beh, la mappa è particolare, ma questa si capisce, l'altra non si capiva. Riproviamo un po'. Vediamo un po' che cos'è questo posto. Vedi? C'è un altare. Chi è costui? Bello lui. Qui ci dà più vita anche lui, forse? No, scudo. Ecco. Mi è stata conferita la protezione divina. Ave Heig Heimdallr, figlio di nove madri, protettore di Bifrost. Figlio di nove madri? Beh, ho i miei dubbi. Com'è possibile? Allora, scendendo da lì, si va di là. Si ritorna praticamente dove abbiamo preso questo ascensore, poi, e a sinistra ce n'è un altro. Ok, ma tanto noi adesso poi dobbiamo puntare ad andare giù, direttamente giù. Credo. Non mi sembra che ci siano altri punti di interesse. Tranne quello in basso a sinistra, c'è il rombo, non l'ultimissimo in basso, il secondo dal basso, c'è quella piattaforma sopra che non sembra raggiungibile, almeno che l'ascensore più in alto di tutti, quello a sinistra, non porti giù invece che su. Quindi noi adesso siamo stati lì. Scendiamo a destra intanto e dopo ci pensiamo. Scendiamo di qua. E siamo nuovamente a questo ascensore. Adesso possiamo soltanto scendere giù. Per di qua. Ah, ok. Con R1 e L1 switcho i poteri. Non mi curo perché per adesso non ho perso vita. Questo mi riporta, secondo me, dove c'è l'altro rombo. Però, dato che io vorrei andare
No, non mi porta all'altro rombo, forse. Mi porta su quella piazzola nel mezzo da sola. Beh, proviamo, dai. Cerchiamo di capire. Dove mi ha portato? No, forse mi ha riportato su perché... Aia, aia. Vabbè, vabbè. Meno male che non mi sono curato, mi curo adesso. No, mi ha riportato... Dove cavolo siamo? Ah, siamo su quest'altro rombo qua. Andiamo, andiamo, saliamo. Voglio vedere sulla sinistra che cosa c'è. Cerchiamo di non morire adesso. Ok, questo ci porta su, ma non mi interessa, a meno che non porti giù, ma secondo me porta su. Vediamo, lo attivo senza salirci. No, porta su anche questo, non ci interessa, serve soltanto per andarsene, credo. Qua non c'è niente. Aia, a parte le rocce che cadono. Quindi siamo giunti di nuovo qua. Qui dovrebbe esserci Mimir, eccolo, mi si chiamava così. Ok, curaci per favore. Ripristinaci tutta la vita. Grazie. Mimir. Però carina questa cosa che ti dà le abilità da switchare, eh. Tipo lo scudo e le cure. Questo vuol dire che vanno sfruttati in maniera... Cioè, rendono le fight un po' più interessanti. Ok, siamo scesi qua. Siamo sempre su questa pedana, però. Scendiamo giù. No, vabbè. Questo è solo culo, eh. È diventato steep il gioco quello sulla neve. Infinito, infinito. Ci siamo. Un drago? Che sta mangiando la cosa? La liquirizia? F in chat. Questa è la runa. Ok. Presa. Senza boss fight mi sembra strano. Hai trovato la runa delle radici di Yggdrasil. Yggdrasil. Continua l'esplorazione o torna nel Ginnungagap. Ok. Siamo già arrivati qua? Ma non siamo andati sopra. Ah, ci possiamo andare adesso. Qua non c'è altro, penso. Mi sembra che non ci sia niente in tutte queste piazzole che non hanno cose strane. Vediamo. No, non c'è niente. Torniamo su. C'è quel drago là, che è strano che non mi ci faccia interagire. Vedi, c'è le uova, gliele posso pure rompere, ma tanto lui... A parte che non si rompono, però lui non ci considera. Questa è aperta, niente. Niente, si scende là. E forse c'era soltanto questo, c'era il nuovo potere e la runa. Le rune serviranno per finire il gioco. E il potere serve per aiutarti a finirlo. Risaliamo allora. Andiamo. Ah, ecco perché non c'è il boss. Perché questa zona qua, infatti, era sul pentagono, ma ce n'erano due. Ok. Ha senso che non ci possa essere, che non ci sia il boss adesso, perché
Lo trovi poi da un'altra parte. Devo andare verso destra. Qui dovrebbe esserci Mimir. No, dove siamo? Dove ci ha portati? Ma aspetta a tirarmi i sassi, fammi capire. Dove cavolo siamo? C'è una che arriva da sopra, una da destra e... Basta? Da sopra e da destra? E da qua niente. Dove cavolo ci ha portati? Non lo so. Ecco. Ecco. Fammi provare il potere. Questo è infinito finché non mi colpiscono. Colpiscono. No, questo dura un tot secondi. Perlomeno l'abbiamo scoperto. Ah, adesso siamo da Mimir. Ma dove cavolo eravamo? Scusami, in un posto che non c'è sulla mappa. Quindi, per andarsene... Lui non si attiva più, immagino. Vediamo. No, assolutamente no. Per andarsene, niente. C'è questo ascensore qua e poi c'è l'altro. Ok. L'altro che dovrebbe essere a sinistra. Ecco. Curati. Ottimo. Eccoci qua. Se casco mentre sono qua, non si può. Ok, meno male. Meno male. E ci ha portati lì, sinistra, dove c'è l'altro ascensore. E andiamo. Che culo la mela! Quindi, anche se non sono raffigurati, puoi trovare delle cose. Ok, quindi esplorare ha senso. Ok. Quindi ci ha allungato ancora un po' la vita. E ora siamo qua. E scendendo ancora di uno, possiamo uscire. Ottimo, siamo stati fortunati a trovare quest'altra mela. Liscio. E via. È stata una bella grotta. Ma ci aspetta qualcos'altro. Vedi? Esattamente, questo posto è stato già visto. Ma ce n'è un altro anche sopra? No, ok. Quindi c'è l'altra sezione, la seconda. E poi c'è il boss a sinistra, immagino. Beh, non è male, non sembra male. Che dite? Fucina di Brock, Nidavellir. Ecco, da dove sono entrato io? Chi lo sa? Non si può sapere. Brock, un artigiano nano dalla grande abilità. Ok, nient'altro da dire. Io sono arrivato da sopra, teoricamente. Quindi se sono arrivato da sopra... Beh, vediamo un po'. Ok, sono arrivato da sopra là e questo è il passaggio verso di qua. Quindi se vado giù c'è le nuvole. Ci sono le nuvole qua? No. No. E dove siamo allora? Ok. Ok. Ah, eravamo effettivamente dove ci sono le nuvole. Perché qua c'è la runa. Ok, adesso ha senso. È che spuntavo dall'alto, quindi... Ah, ok, qua c'è un'altra minimappa all'interno della mappa. Credo, si può entrare? No. Però sono raffigurati questi palazzi.
quando si può scendere, ovviamente, perché se cade nel vuoto eterno. Dovrebbe esserci una rientranza qua. Sì. Con un carretto di zucche. Qua in fondo non c'è niente, ma qui c'è una crepa. E infatti si entra dentro. Aspetta. Siamo entrati dentro per di qua. Ho visto qualcosa muoversi. Ok, ci sono dei nemici. Che è quello lassù? Più che altro io ho acceso questa. Che serve? Che servirà averla accesa? Ma qua si può solo uscire. Ce n'è un'altra qua. Ah, forse vanno accese per sbloccare il boss. Ok, devo trovare il modo di salire là sopra. Qua si può rompere? No. Ecco che si sale. Saranno forti? Questo scappa, dove va? Dove vai, dove vai? Ah, shottato, ok. Sono scappati a fare che? Ad avvisare gli altri? Ma mi ha fatto un po' tristezza che siano scappati e questo è morto con un colpo. Acceso il secondo, credo ne manchi uno. E era quello che avevamo visto da sotto. L'ho esplorato bene perché non voglio perdermi qualcosina, come le crepe nei muri. Ecco un altro fabbro. Ma perché scappano? Strana questa cosa. Qua c'è una mela, ok. Ci devo andare. Forse da qua sopra. No, sono quattro le pedane. Ok, se le attivo tutte e quattro si apre un passaggio che mi porta alla mela, ok. Quindi ricordiamoci dov'è la mela. Non ho idea. Però insomma si vede l'albero qua. E qua c'è un passaggio. Ok, lì al ponte praticamente, perfetto. Subito prima del ponte. Siamo pazzi! Madonna, quanti ne ho shottati! Vabbè, sono fortissimo. Che bello che glieli tiro addosso. Ho fatto una strage, mamma mia. Vieni, vieni, venga, venga. Però mi è piaciuto questo schema in cui scappavano e poi sono arrivati tutti insieme. Allora, non perdiamoci. Questo non è interagibile. Qua forse? No. Ok. Non ho fatto l'assalto, l'assalto incredibile. Ok, dentro deve esserci un altro potere. Perché in alto a destra l'ampolla. Eccola qua, la statua. Questo ha la bocca cucita d'oro. Oh 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 oh. Ah, questo crea una copia che viene attaccata dai nemici. Mi è stato conferito il potere dell'inganno. Ok. Ah, beh, Loki, dio della malizia e del tradimento. Loki, Loki lo conosciamo tutti, ragazzi. Su questo non abbiamo dubbi. Ok. Non ho capito se Loki attacca anche, o soltanto attira i nemici. Perché li ha uccisi, quindi ho paura però che li distragga e basta. Non è comunque male, però. Però. Ok. Ok.
Questo scappa, va ad avvisare gli altri. Quindi dopo dobbiamo aspettarci. Quanto veloci, mamma mia! Velocissimi. Ci fanno l'agguato adesso? A questo ponte? Dov'è il ponte, tra l'altro? Eccolo qua. Guarda che bella la statua laggiù in fondo. Eccoli che arrivano. 3, 2, 1. No, ne ho visto uno sotto però. Mi incuriosisce questa. Eccoli, li stanno radunando. Qua non c'è niente. No, non c'è niente. Adesso di punto in bianco me li trovo tutti davanti. Eccolo. Vediamo un po'. Ah! Esplode pure. Ok. Quindi è fortissimo. Fortissimo. Li attrae e poi esplode. Devastante. Potere di Loki fortissimo. Tutta la vita. Veramente, veramente niente male. Questi sono incastrati fra di loro. Buonasera, salve. Questo non fa niente, credevo fosse da colpire. Qui c'è Mimir che ci cura, ma ce la stiamo cavando bene, non abbiamo bisogno. Scala che sale. Vediamo dove va. Va da Mimir, probabilmente. Ah, qui c'è un altro passaggio. Questa va da Mimir. No. E invece sì. Però non l'utilizzerei, non mi sembra. Non ce n'è bisogno. Qua abbiamo altro. Sì, un passaggio di qua. Non c'è niente. Ecco il terzo delle quattro obelischi, come vogliamo chiamarli. Ne mancano uno. Ecco, se potesse correre leggermente più veloce non sarebbe male, soprattutto per queste parti in cui esplori, però il gioco per adesso non è maluccio. Oh no, quello è grosso. Qualcuno mi attacca. Ah, tira anche le cose quello. Vabbè. Scudo e via. Fortuna che li sciocco. Quanti sono? Quanti sono? Anche quelli grossi li sciocco? Ah, cazzo, mi hanno accerchiato. Posso respingere il martello che mi lancia. Vabbè, bellissimo. Venga, venga, venga. Fabbro gigante. E poi sbattono sui pali. Bello, 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 bello. Adesso direi di andare da Mimir. Sì, perché voglio capire se mi ridà anche i poteri. Se me li resetta. Vediamo un attimo. Se me li resetta è OP, veramente. In più c'è una scala qua sotto. Mi ridà anche i poteri. Ottimo, ottimo. Quindi avrei dovuto curarmi. Vabbè, non è cambiato niente perché comunque me li dava subito. Qua c'è il ponte spezzato. Che mi fa comunque arrivare in questa zona. Dovrebbe essere la zona dove c'è il. Sì, la runa. Perfetto.
fatto che si possa respingere il martello che viene lanciato è bellissimo. Sono tantissimi, mamma mia! Che bello però! Cioè, è semplicissimo l'effetto, ma funziona un sacco. Finiti? Perfetto. Allora, qua abbiamo preso la runa che ci porta al boss. Però voglio prendere la mela. Questa che runa è? La runa di Fe. Le due rune di Fe. La caverna Jotun che siede sul suo potente trono. Continua l'esplorazione e torna nel vuoto, ok. Continua l'esplorazione, anche se ci sono un sacco di nemici. Perché voglio attivare l'ultimo obelisco per prendere la mela. Credo di sapere dove si trova. Praticamente c'è quella spirale sopra quel rettangolo. Penso sia sul rettangolo sopra l'altro. Anche perché non ci siamo andati da quella parte là, quindi suppongo che sia la risposta esatta. Allora, va presa la scala qui. Mimir non si può più attivare, ma non è un problema. Sempre inquietante, ovviamente. Allora, scendiamo giù. Mamma mia, un massacro. No, non scendiamo giù di qua. Perfetto. Anche qua abbiamo combattuto, ma non abbiamo esplorato. La Madonna se non abbiamo esplorato il luogo dove nacquero i potenti Gungnir, Mjolnir e Gleipnir. Soltanto il Mjolnir ho saputo pronunciare perché lo conosco. Questa è la fucina delle armi leggendarie, a quanto pare. Quindi siamo già lassù. Ma non ci posso interagire qua? Non ci posso fare niente? Abbiamo scoperto questo posto, ma niente di che. Peccato, credo di poterci fare qualcosa, vabbè. Quindi l'ultima runa dove potrebbe essere? La quarta. Ne abbiamo accese 3 o 4? Mi sembrava 3. Qua che c'è? Vediamo se ci siamo andati. Sì, qui c'era la... Ce n'era un'altra. Proviamo a tornare dove c'è la mela e vediamo un attimo. Che lì c'è scritto quante ne abbiamo prese. Andiamo giù. Aspetta, adesso come ci torno là? Dove cavolo sono? No, qua non si può andare. Che casino però. Di qua? Sì, di qua. Ma mi sa che sono a 3. E allora la quarta dov'è? Sopra c'è la fucina incredibile. Qua no. Sono respawnati oppure... Ah, c'è un'altra zona, ok. Una recensione a caldo di questo giochino? Ma no, non mi sembra brutto, eh. Non so, a te come sembra, continuo? Ti eri allontanato e sei tornato ora o stai seguendo ancora? Perché per adesso non mi sembra malissimo. C'è un po' di esplorazione, roba così, che è un po'... Ecco, è un po' lenta più che altro. Vorrei poter correre più veloce per spostarmi
più velocemente, però ti ero allontanato. Ok. No, non sembra male. Abbiamo sbloccato un altro potere che è quello di Loki. Che in pratica adesso l'ho consumato. In pratica si attiva, crea una copia e poi esplode dopo aver attivato i nemici. Ed è molto figa. Adesso abbiamo attivato la seconda runa di questa zona che ci può portare dal boss. Però volevo attivare 4 obelischi, ne ho attivati 3. Per poter prendere un'altra mela che mi dà un po' di vita in più prima di andare dal boss. Solo che ne abbiamo attivati 3 e sto cercando il quarto, ma non ho la più pallida idea di dove possa essere. Qui c'è la caverna, non si può entrare. Lì siamo entrati e abbiamo sbloccato Loki. Anche qua non si può andare, credo, sulla destra. Eccola! Ottimo. Ottimo. Andiamo a prenderci la mela. I pilastri sono attivi. La mela di Hydrum attende. Lo sapevo, lo sapevo. Sì, da quel che ho visto sembra carino. Ti dirò, non è male, non è male. Anche questi nemici qua sono molto semplici esteticamente, ma rendono l'idea. Sono carini. Li sciotti, fortunatamente, però. Ok, prendiamo la mela, andiamo dal prossimo boss. L'unica cosa è questa, poter correre un po' più veloce l'avrei apprezzato. Magari una volta che hai ripulito la zona, poter correre un po' più veloce non sarebbe male. Qua non c'è altro, adesso devo capire come uscire. Chissà dove cavolo siamo, non mi ricordo. Probabilmente devo scendere giù a destra. Da di qua. No, qui è chiuso. Però non è male. Poi in realtà impareresti anche la mitologia nordica se uno avesse voglia. Cioè, io avrei voglia, ma non sono in grado di ricordarmi le cose che ho letto 3 minuti fa, quindi non la posso imparare. Come cavolo me ne vado? Qua c'era le scale, ok. Vabbè, puoi farmi saltare 1 metro, eh. Vediamo quale boss ci attende adesso. Quetora, fantasia incredibile per il nome. È bellissimo quando c'è la storia nei giochi, esatto, ma come dicevo prima, sono giochi che vorrei portare più spesso questi. Per conoscerli insieme a voi, sono giochi indie. Ma a volte fra gli indie ci sono delle perle clamorose. Mi piacerebbe portarle in live e scoprirle con voi. Un po' come questo, un po' come Distraint, che tra l'altro va finito. Però non mi andava di giocare a Distraint perché secondo me in mezz'ora lo finiamo. Per quel poco che era rimasto. E quindi, dove cavolo sto andando? No, c'è qualcosa che non quadra. E quindi volevo portarlo magari un'altra volta quando siamo a fine live e ci giochiamo l'ultima mezz'ora. Ok, di qua. Credo. Cosa sta succedendo? Come faccio a salire qua sopra? No, ti prego, non farmi rifare tutto il giro, eh. Ah, da qui c'è la scala. Era rotta prima. Si è ricostruita? Perfetto. Vabbè, meglio. Non facciamoci domande. Sempre più semplice che leggerli sui libri. Sì, quello assolutamente sì. Assolutamente sì. L'inquadratura, per cortesia, grazie. Sta diventando un Souls. Mi ha glitchato il muretto. Porca miseria, non mi ricordo la strada. Ok, la grotta è qui. Ok, caricamento, simbolo dell'abstergo. Vedi? Adesso non mi rimane che andare qua, che credo sia la stanza del boss. Compari subito? Aspetta, fammi armare il controller a entrambe le mani. Ok. Si colpisce con violenza come sappiamo fare noi, esattamente. E si apre un altro boss.
Facciamoci questo boss e poi staccherei. Oggi live un po' corta, però. Devo fare delle commissioncine. Fe. Nidavellir. Fie, runa della ricchezza, del potere e dell'oro. Non c'è la mappa. Qualcosa mi dice che è solo boss fight. E mi sa che qua ci moriamo, perché non abbiamo il potere di Loki. Però non volevo sfruttare Mimir subito. Anche se in realtà magari lo usi e poi muori. Ecco, invece servirebbe il potere di Loki qua. Porca miseria. No, 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 vado a prendermi il potere di Loki, perché sennò qua mi distruggono. Sono in 740. Mimir, ristorami lo spirito. Grazie. Opla. Vedi, ricaricato il potere. Quindi abbiamo la cura della vita, lo scudo momentaneo, che dura 5 secondi, forse una decina, e Loki, che è molto molto potente. In pratica è una bomba che attira i nemici. E qua, dove ti attaccano in 740 fabbri, è molto utile. No, è proprio boss fight, perché non c'è la mappa! Buonasera, buonasera a lei. Pollicione fa male? Si è incazzato. Quanto è grosso! Vabbè. Cosa fa? Li uccide, perfetto. Li uccide anche lui, quindi è un bene. È giusto leggermente grosso, sì. Guarda che questo gioco ha questa grafichetta un po' particolare, ma non è affatto male. Ho scoperto una nuova combo. Lo scatto più l'attacco. Colpisce in avanti, non male. Quindi arrivo anche un po' più lontano con l'ash. Questi respawnano a non finire. Un po' lento nei movimenti, eh. A parte che è macchinoso perché non ha molte animazioni, però. Dove va? Speriamo attacchi dalla parte opposta. Ho usato lo scudo, fortunatamente. Mi sono salvato. No, non l'ho preso. Attacco caricato, dai. Quello fa un po' di danni, eh. Dove cavolo va? Dai, attacco caricato. Merda. Loki, vedi? Rilascio l'ombra. Tutti vanno là. No, ora tira anche il coso, vabbè. E gli ritorna indietro. È Capitan America, praticamente. È diventato Civil War. No, lasciami stare. Gli altri mi tirano i martelli. Gliel'ho respinto. E è bellissimo perché butti giù i nemici. Bellissimo. Questa meccanica è fighissima. Poi anche il fatto che lui uccida i compagni, cioè, è molto bello. Cavolo. No. Aia, mi ha preso pieno stavolta. Curati. No, cazzo. Vediamo se riesco a lanciargli un martello addosso, se gli faccio danno. Spazio di tutti. Dai, tiratemi un martello, glielo voglio tirare addosso. Bravissimi. L'ho preso? Sì, gli ho fatto poco danno però. Però riesco a colpirlo da lontano. Il che non è male. Adesso lancia il coso. Ah, addirittura lo lancia ad effetto. Ok. Non ti ho visto. Maledetto.
Aia, mi hanno fermato. Sto diventando. Vai Loki, vai Loki. Meno male. Però non ce l'ho più. È diventato complicato avvicinarmi. Via, via, via. No, cosa sono i pilastri? Tecnica di confinamento? Si ributta giù, che succede? Oh, è casa tua? No! Vabbè, è difficilissimo. No, per favore, per favore. Ma vi dirò, veramente fighissimo, ragazzi. Bella lì. No. Ho notato che forse i pilastri cadono, gli fanno danno. Sì? Non ci ho fatto caso. Sto cercando di scappare da tutti. Vediamo, vediamo se perde vita. Non l'attacco mentre cadono i pilastri. Sì, buono, buono. Aia, però fanno un sacco di danno anche a me. Ok, mi è rimasto soltanto uno scudo. Tirami il martello. Oppla, preso. Mamma mia, tirami un'altra volta il martello, preso. No, lui tira lo scudo. Cadono altri pilastri. Ho paura che però se finiscono tutti i pilastri e non l'ho ancora ucciso, muoio. Aia. Mi è rimasta poca vita però, eh. Non riesco a colpirlo. Ok, non lancia per forza contro i pilastri. Mi stanno accerchiando. Scudo, perché sono veramente messo male. Non ho più cure, non ho più niente. Non riesco ad avvicinarmi. Dai ora, dai ora, dai ora. Cavolo, gli è rimasto poco, ma... Quanti sono? No! Che bello che li spazza via, però è bellissimo. Dai che non ce n'hai intorno, dai che non ce n'hai intorno, è giunta la tua ora. Mi sono incastrato. Attacco pesante. Yes. Mi stanno sciogliendo. No, è la fine. È la fine. All'ultimo. Mamma mia. Mamma mia. First try, ragazzi. Bellissimo. Ragazzi, boss fight degna di Dark Souls, cioè di un Souls. Fighissimo. Fighissimo. Bellissimo. Ragazzi, questo gioco è una piccola perla, ve lo dico, Hai fatto una buona impressione sugli dei. Vorrei anche vedere sfaltati. Se permetti. E avevi ragione, i pilastri gli fanno danno. Quindi abbiamo sbloccato il secondo boss. Femmina e secondogenita. Noi sono cresciuta all'ombra di mio fratello, che penso sia Thor. Il mio percorso di vita è stato tracciato dal desiderio di essere all'altezza del mio nome, Thor, e rendere orgoglioso mio padre, trascorrendo tutti i mesi in mare. Combattendo nel nome di Odino, mi sono messa alla prova ogni volta. Ho rapidamente guadagnato il rispetto di mio padre. Senza dubbio è stato il mio rapporto con lui che ha scatenato la prima scintilla di gelosia in mio fratello. Qualche anno più tardi, mio padre annunciò che, alla sua morte, io sarei diventata il capo del villaggio. Pensandoci ora, avrei dovuto scorgere, nonostante l'acclamazione del popolo, il rancore che cresceva nel cuore di mio fratello. Ok, quindi mancano tre boss fight, cioè tre zone, e poi penso ci sia quella finale. Una boss fight all'ultimo respiro, esatto, molto figo, molto figo. Adesso devo andare, ma in realtà stacco anch'io, ragazzi. Live un po' più corta del solito, ve l'avevo detto, però non male, non male. Ragazzi, io devo scappare, ci vediamo giovedì, buona serata a tutti, sì.
E ringrazio a tutti per la compagnia. Ci vediamo presto, fate i bravi. Ciao ciao. Dal vostro Quack che magari vi saluta a schermo intero, è un po' meglio. Ciao ciao! Come facevano i Teletubbies. Buonasera.